Gunners Revolver, sottolineo Revolver perché l'altra volta me l'avete detto. Seconda vittoria consecutiva, state cominciando ad ingranare le marce qua, viaggiate alla grande, no? Vinciamo, ma non convinciamo. Però avete vinto contro, diciamo, una diretta concorrente per la promozione. Già, sì, perché le ciambelline penso. Le ciambelline si chiamano. Ce le siamo mangiate. Comunque, come dite che è una partita negativa? Cosa è che è andato scorso? No, partita negativa no, però. Siccome il capitano ha detto che giocate male, però i risultati arrivano. Com'è questo posto? Perché siamo troppo forti. Allora che c'entra il gioco? No, come se giocassimo bene, magari oggi facciamo 4 punti anziché. Dovevamo giocare più di squadra. Se siamo già in troppi gol, c'è qualcosa nei meccanismi della difesa che non va. Abbiamo preso dei contropiedi troppo stupidi. Se giochiamo bene a partita vinta, vogliamo fare più punti possibili. Ho capito. Comunque dovete sicuramente mirare, come avete detto, nel gioco, però martedì si gioca subito, anche se c'è. Giocherete martedì e il prossimo turno affronterete i Rockers, che comunque. C'è un metallo in campo che E quindi non lo so, ragazzi, loro non viaggiano in buone acque, hanno perso due partite di fila. Quindi non so. Due partite di fila, voi avete vinte due, quindi in teoria dovrebbe essere. Non c'è due senza tre. Noi dobbiamo vincere. Noi dobbiamo vincere, loro hanno perso due, noi arriviamo tre, allora arriva un'altra. Esatto. Ora noi dobbiamo vincerle tutte. È l'equilibrio. Chi è stato il migliore in campo? Io. Tra di voi. Fantauzzi. Sottolineiamo. Tiago Popò. Sottolineiamo. Invece qualcosa da dire sugli avversari? Gli avversari, c'è un difensore forte, ma rotti con gli sportivamente parlando. Il primo tempo gli stavo alzando la maglia perché ha fatto un paio di tunnel e stava impazzendo. Ma ha capito. Io sono andato a farli. Eccolo! D'Angelo! Si è mangiato il gol più clamoroso della storia. Lui è stato il porta, ma era difficilissimo. Vuoi dire qualcosa per tua difesa? Siamo mangiati le ciambelline. Va bene, ragazzi, ok, allora vi saluto, ci vediamo martedì, ciao ragazzi, ciao.